Vediamo brevemente altri tipi di geometrie che sono dentro 3D Studio Max. Dentro 3D Studio Max abbiamo la possibilità di creare tramite questi AEC Extended, abbiamo la possibilità di creare del fogliame, quindi degli alberi. Possiamo inserire tramite tastiera delle coordinate. Create, scegliendo uno di questi alberi dal menu che abbiamo. Oppure Plants Libraries, abbiamo qui altre tipologie di alberi. I parametri, possiamo scegliere l'altezza del nostro albero, possiamo scegliere la densità delle foglie, la densità dei rami, come vengono predisposti, e lo spreave sarebbe cosa particolare nuova di 3D Studio Max della versione 8, che è praticamente come si posiziona in maniera generica. Possiamo anche scegliere la qualità del dettaglio, se bassa, se media o se alta. Quando andiamo a renderizzare, questo albero ci apparirà così. Gli alberi conviene sempre metterli in post-produzione, quindi se dovete mettere degli alberi vi conviene comunque fare un rendering senza vegetazione e poi applicarla dopo in post-produzione con per esempio programmi di fotoritocco come può essere Photoshop. Un'altra cosa che notiamo qui, sempre da questa tipologia di materiali, abbiamo i muri che sono leggermente diversi da quelli che ci andiamo a creare con l'estrusione di un solido o di una pianta. Io posso segnare un percorso, andare qui a muri, cliccare sopra una spline che mi vado a creare e mi si crea questo muro. Questo muro si può utilizzare tantissimo per se dobbiamo fare, per esempio, è molto leggero perché come vedete non ha grandissime triangolazioni, non ha grandissimi segmenti, quindi se dobbiamo fare soltanto un muro esterno di un fabbricato, ad esempio, possiamo applicare questa tipologia di muro. Posso andare a modificare ringhiere. Le ringhiere, anche queste se ci creiamo una spline. Posso dargli un percorso e ho la possibilità di scegliere il profilo della mia ringhiera, di non mettere profilo, quindi non avere il primo passo, parte in alto, top rail è questo percorso in alto, low rails è questo percorso in basso. Vedete che. Ok. Posso settarne vari spessori e grandezze. Posso scegliere anche come saranno i miei, come de definiti pioli. Picchezzi, solid fill, questo è un riempimento pieno invece di avere la classica ringhiera con le varie, chiamiamole pure stecche, invece di averle posso averlo pieno. E posso, se io clicco su questo quadratino qui, posso andare a mettere altri parametri in base alla love ray, quindi al percorso in basso. Posso scegliere quanti averne, lo spazio tra di loro. Posso se lavorare sugli edges, se posizionarlo in base al centro, quindi la posizione, eccetera, eccetera. Stessa cosa lo posso fare per il post. In base a quanti ne vado a settare, naturalmente mi cambierà anche se prima non era perfettamente in linea con la mia ringhiera, in questo caso, mettendo altre
di questi post, quindi queste barrettine, chiamiamole così, sono aumentati e quindi ho un percorso più idoneo alla mia struttura. Però questo è, sono librerie, diciamo, standard. Ci sono altre funzioni per riuscire a fare una ringhiera come vogliamo noi. Quindi se disegniamo un profilo e poi lo vogliamo applicare, basta semplicemente utilizzare degli strumenti come può essere l'arrive e il sampling, che vedremo più avanti. Quindi, per esempio, se io avessi sempre questo percorso, posso andarmi a disegnare una mia geometria. Prendiamo una geometria semplice. Diciamo che questa geometria è leggermente piegata da una parte e io la voglio applicare su questo percorso. Spacing Tools, seleziona il percorso, qui mi dice quanti punti devo avere e quanti no. Probabilmente prima devo selezionare il mio oggetto e me la posiziona in base a come lo voglio io. Posso benissimo. Applicare. Mi sono creato in base alla mia il mio percorso, una tipologia di insieme di elementi smessi in come volevo io. Uno strumento un pochino più difficile da usare da un punto di vista perché non ha la possibilità di essere messo su un percorso, però può dare la possibilità di avere delle misure più precise, è l'Arrive, che sarebbe l'allineamento, Tools. Arrive. E qui posso settare delle misurazioni, posso innanzitutto se clicco su preview ho la possibilità di vedere quello che sta succedendo in scena. Posso settare quante copie fare dello stesso oggetto, se fare delle copie delle istanze o delle reference, dipende da quello che è. Mettiamo per esempio 5, gli posso dire di spostarsi verso la Y di una certa distanza, e vedete che si sposta. Posso dirgli di ruotarsi rispetto alla X di un certo quantitativo di misura, in base quindi a quanto si sposterà, in base alla distanza si ruoterà in maniera diversa. Posso dirgli di essere uniforme. Posso anche scalarlo. Quindi come più si allontana, più si scalerà in base sempre alla Y, però lo potete fare anche in base alla X. Spostarlo verso l'alto in base alla X e anche in base alla Y, alla Z in base anche alla X. Questo ci permette di creare delle geometrie che spesso sono molto, ora non guardate quello che ho creato, però ci permette di creare delle geometrie che spesso sono geometrie simili in architettura, la ripetizione sempre dello stesso oggetto, ma con delle misure date e con un allineamento ben definito. Un'altra cosa che possiamo ricreare sempre in 3D Studio Max con una libreria già prodotta, a parte le porte e le finestre che abbiamo già visto, sono le scale. Le scale ne abbiamo di quattro tipi, abbiamo la scala a chiocciola, le scale a T, le scale a UUT, a U e le scale per stiramento. Cosa sono? Le scale a L sono semplicemente io fisso un punto e tiro su. Ora, questa scala è molto stretta, io posso benissimo andarla a settare, dirgli di essere aperta, posso settarmi le varie
misure, quindi la grandezza che quello spazio che occuperà. Posso dirgli di avere un angolo diverso quando cambia. Posso dirgli di essere chiusa, aperta, o essere a box, quindi a scatola, una cosa totalmente piena. Posso settare la sua altezza. La spessore dei passi, quindi dei vari gradini. Ho la possibilità di scegliere la profondità del corrimano. Eccetera. Per azionare un corrimano io posso dirgli di avere un percorso di corrimano qui e automaticamente me lo va, ora non si vede, però mi va a posizionare un corrimano, una linea qui che poi io posso benissimo crearmi un loft oppure crearmelo in base a questi valori qui in basso. Posso alzarlo. Posso spostarlo verso l'interno, posso dirgli di avere tanti segmenti, posso dirgli di avere un raggio più grande, quindi poi in base a quanti segmenti vado a dare mi cambia. Naturalmente se io, a me basta crearmi comunque, dirgli di segnarmi il corrimano dove lo voglio io e poi a quel punto io posso benissimo, posso creare anche delle stringers, quindi delle rifiniture qui di lato. Una volta che comunque mi sono creato questa linea, posso applicarmi un loft della geometria che voglio io. Non è assolutamente nessun tipo di problema. Posso cliccare un percorso più in basso, destra, sinistra, volendo, è indifferente. Posso andarmelo a settare in qualsiasi modo. Posso anche benissimo dargli a dire, posso aumentare, vedete, lo spessore anche della parte che occupa, che dove si appoggia la scala, ma posso anche benissimo della key ridge, posso andarmi benissimo a settare quante ce ne devono essere, dove essere applicato, e posso creare delle istanze, delle copie, dei reference, posso anche selezionare in base, posso sbloccare qui. Cioè di fare in base allo spazio, quindi dare una dimensione precisa. Dirgli, qui posso dirgli dove applicare il tutto, quindi se rifarsi in base a un centro libero o in base a dove finisce l'offset, lui partirà a questo spazio e così via. Tutte misurazioni che posso benissimo dare e che posso benissimo gestire numericamente, pare che parametricamente in 3D Studio Max. Ho anche altre tipologie di scale, ho quelle a spirale, quindi quelle a chiocciola. E anche qui posso andare a settare diverse tipologie, sempre gli stessi parametri tranquillamente. Qui in questo caso gli posso dire anche come girare, se in senso orario o antiorario. Quanti passi ci devono essere, quindi l'altezza e così via. Scala U invece saranno diverse, saranno cose di questo tipo.
Vedete che cambiando anche le misure cambia anche il numero dei gradini che vanno a crearsi. Probabilmente se io vado per stiramento invece come sempre da qui posso scegliermi anche altre tipologie. Se tolgo la spunta da qui posso aumentare il numero di gradini in maniera diversa. Quindi in base a come mi trovo posso comunque disegnare la scala in maniera diversa. Una cosa molto importante delle scale sono i materiali che una volta applicati i materiali io qui posso andarmi a offsettare la mia tipologia di materiale. Naturalmente se ho applico soltanto una tipologia sola di materiale o due, è inutile mettere i vari materiali perché appesantisco soltanto il mio rendering. Qui ho le varie stringhe, cioè stringhe sono praticamente le varie, se avessi delle rifiniture qui di lato, cosa che io non mi sono andato a settare in questo caso. Queste. Posso benissimo eliminarlo. Carriage, che sarebbero queste parti sotto che poi appoggiano i gradini. Se creo una scatola unica, la posso, quindi questa tipologia qui chiusa, posso tranquillamente togliere. Tutte piccole cose che vanno un attimo osservate.